Io sono Maria Grazia Ceparano, faccio la psicoterapeuta, mi occupo sia di clinica che di formazione. E questa serata, come avete visto anche dal volantino, è una presentazione di quelli che poi saranno i laboratori a venire in queste date, che sono il 7, il 14 e il 21 novembre, si ricordano anche bene. E in questo caso, questa serata è per l'appunto la presentazione. Il titolo di questo nostro incontro l'avete letto tutti, insomma, la relazione, maneggiare con cura, istruzioni per l'uso. Questo perché? Perché io ritengo che la relazione sia davvero una dimensione molto delicata e anche al tempo stesso fragile. A questo proposito, io introdurrei, diciamo, l'argomento di stasera, aiutata da questa metafora che è quella del dilemma dei porcospini di Schopenhauer, che se può sembrare una cosa romantica, poi di fatto non lo è, perché Schopenhauer era tutt'altro che romantico, era un po' tendente anche al pessimismo. Allora, praticamente che cosa succede? Che questo gruppetto di porcospini, in una notte fredda, volevano riscaldarsi e allora trovarono nell'avvicinamento ad altri porcospini la possibilità di scaldarsi, però avvicinandosi troppo si pungevano e quindi hanno dovuto trovare quella, diciamo, giusta distanza che permetteva loro di sentire caldo e al tempo stesso di non bucarsi. Per me questa è una metafora veramente esplicativa di quella che è la relazione umana, perché noi, a differenza dei porcospini, mi pare di pensare, di capire, anche grazie al mio lavoro clinico ormai di più di 30 anni, che siamo meno accorti dei porcospini e quindi diciamo che notiamo meno certi particolari che poi hanno a che fare con l'interazione umana. Però ecco, per ritornare alla metafora, ci serve per capire tre aspetti principali delle nostre condotte umane, che sono il bisogno, in questo caso i porcospini avevano bisogno di che cosa? Di calore. La ricerca e in quel caso l'obiettivo o anche lo scambio da realizzare con gli altri porcospini. Ci siamo? Tre aspetti, tre momenti che fanno sì che una relazione possa sopravvivere oppure no. È importante avere questa, anche se volete, questa piccola mappatura, perché di fatto per relazione che cosa intendiamo? Non certo un dialogo, perché il dialogo è un precursore di quella che poi è la comunicazione che può dare o meno vita alla relazione. Una comunicazione può essere uno scambio interessante al punto da generare poi la relazione o non esserlo in quel primo step che è il dialogo e quindi diciamo autocombustionarsi, ok? E tutto questo da che cosa dipende? Il fatto che ci possa essere poi, ora si comincia subito con la parte anche partecipativa, che ci possa essere, abbiamo parlato di questi tre aspetti. La cosa fondamentale è il bisogno. Noi siamo consapevoli del fatto che nasciamo da una relazione e siamo continuamente alla ricerca di relazioni, sia in maniera consapevole che non, perché anche questo è importante da tenere presente. Cioè, noi nel momento in cui nasciamo, veniamo al mondo, siamo direttamente e inevitabilmente in contatto con un altro essere umano, che è appunto la madre che ci ha generato. E via via che cresciamo, siamo poi costretti, mi verrebbe da dire, a stare in relazione con gli altri. Da una parte è una nostra esigenza ontologica, dall'altra è anche un po' una necessità, nella misura in cui per vivere e non certo per sopravvivere, anche se poi dalla letteratura, dal punto di vista anche della psicologia dell'età evolutiva, si narra di Spitz che racconta di questi bambini negli orfanotrofi durante il periodo della guerra, che venivano
accuditi, cioè a loro non mancava nulla in termini di bisogni primari, quindi sete, fame, pulirli, eccetera, eccetera. Però gli mancava il contatto, gli mancava una persona che si prodigasse nei confronti di questi bambini in termini di cure, di contatto, di carezze, e questi bambini, non tutti, meno male ovviamente, molti di questi bambini purtroppo morivano. Tutto questo per sottolineare quanto è importante la relazione, quanto è importante il contatto, quanto sono importanti le cure e gli affetti. Se questo non c'è, come dicevo prima, la relazione è necessaria per vivere, ma anche, come nel caso appunto di cui vi ho parlato, per sopravvivere. Questi bambini non riuscivano a sopravvivere. Perché noi si sia in una relazione soddisfacente, dicevo prima, abbiamo necessariamente bisogno di sapere che cosa vogliamo. Nel senso che, ciao Sandra, più siamo consapevoli dei nostri bisogni, ritorniamo al dilemma dei porcospini, loro avevano bisogno di calore, più tutto questo ci organizza un percorso, una via, ci traccia un itinerario. Meno siamo consapevoli dei nostri bisogni e più andiamo a casaccio, e chiaramente può succedere che incontriamo delle cose interessanti per la nostra vita, per il nostro percorso, per la nostra evoluzione, così come anche non. Allora, in quel caso, il poter essere in contatto con i nostri bisogni ci permette di andare anche alla ricerca. E quando dico andare alla ricerca non significa in maniera ossessiva o compulsiva, ma significa orientati verso qualcuno, verso qualcosa, con una intenzionalità e con una volontà molto diversa che improntata al caso. E quindi da questo punto di vista è importante risottolineare quello che dicevamo prima: il bisogno, la ricerca e lo scambio. Perché lo scambio? Perché una relazione vive fino a che c'è uno scambio fra gli interlocutori. Nel momento in cui non c'è più lo scambio, la relazione si atrofizza, un po' come, o come una pianta appassisce, non riesce a generare, cioè allora si genera ma non riesce a rigenerarsi perché non viene nutrita poi fondamentalmente dagli interlocutori. È importante, per fare contatto con quello che sto dicendo, almeno questa è un po' la mia proposta, cominciare a pensare alla relazione come qualcosa che è fra un io e un tu. Buber parla della traità, di quella dimensione, di quello spazio che c'è fra un io e un tu, quindi fra due soggetti che in quel momento vogliono realizzare questo scambio. La relazione è una terza cosa. Immaginatevi uno spazio fra me e un interlocutore. Questo spazio possiamo anche immaginarlo come una cesta dove entrambi gli interlocutori, sto riducendo proprio per darvi un'immagine insomma anche visiva, entrambi gli interlocutori hanno bisogno di mettere qualcosa in quella cesta. Immaginatevi in questa cesta delle biglie. A seconda di chi mette delle biglie, di che colore, di che forma, si può dire se una relazione in quel momento è nutriente, soddisfacente, corrisponde ai bisogni dell'uno o dell'altro, piuttosto che non. Ci siamo? Perché se non facciamo questo, la tentazione di dare la responsabilità o addirittura la colpa all'altro di qualcosa che non funziona è alle porte, è proprio a portata di mano. E questo nella vita di tutti i giorni sappiamo benissimo che avviene, non possiamo nasconderci dietro una santità che non esiste. Allora, che cosa succede? Se pensiamo alla relazione come qualcosa che si crea dagli interlocutori, ecco che automaticamente c'è un'assunzione di responsabilità dei rispettivi interlocutori che fa sì che ce ne prendiamo carico di quella terza cosa. Se pensate alla funzione generativa di una coppia, ecco che quel cesto, invece di rimanere un cesto, diventa il bambino, diventa il figlio. E allora che cosa succede? Che spesso le coppie,
quando fanno un bambino, entrano in crisi, perché il più delle volte è più la donna che si occupa del bambino, il maschio, il padre rimane periferico, e questo può generare, non è una regola, ma può generare dei conflitti, può generare delle insofferenze, insomma, può generare dei malumori. Allora, nel momento in cui entrambi ci rendiamo conto che la relazione in quel momento è insufficiente, disfunzionale, poco nutriente, possiamo attivarci perché quella terza dimensione si trasformi a vantaggio degli interlocutori.